partiremo da Lae, che è una città nord-est del paese, e scenderemo fino alla capitale, Port Moresby. Quindi sono 500 chilometri. Le tappe intermedie sono ancora da definire, anche perché dipenderanno, diciamo, dalle condizioni del tempo, dei sentieri. Non è detto che sia tutto percorribile, e quindi quello dovremmo organizzarci di giorno in giorno, diciamo. 2 mesi per percorrere 500 km a piedi attraverso la foresta pluviale della Papua Nuova Guinea. È questa l'avventura che a breve intraprenderanno Cristiano e Filippo Menci, due cugini originari di Castiglion Fiorentino. L'idea nasce da Cristiano, da mio cugino, diciamo, è stata un'idea per celebrare e accogliere i suoi 30 anni. Io lo sono venuto a sapere e mi sono aggregato. Diciamo che la Papua Nuova Guinea interessava un po' a tutti e due. E quindi siamo qua, pronti a partire tra meno di un mese. Un'avventura che però non sarà fine a se stessa. L'obiettivo è infatti quello di raccogliere, grazie a questo viaggio, $2,000 da devolvere ad Emergency. Per me è la prima volta, però Cristiano, diciamo, non è nuovo a questo tipo di iniziative. E già 2 volte ha compiuto 2 viaggi a scopo umanitario. È possibile fare una donazione tramite la nostra pagina Generosity, che è appunto reperibile tramite la pagina Facebook. Papua Turtle Trails è il nome dell'iniziativa. L'avventura di Filippo, fotografo di professione, di Cristiano, che invece è un biologo marino ma anche lui con la passione per la fotografia, potrà essere seguita anche online. Abbiamo lanciato una pagina Facebook, diciamo, per cercare di documentare i nostri progressi. E questo anche grazie al... avremo un telefono satellitare, quindi possibilmente di volta in volta riusciremo a postare qualche foto. La Papua Nuova Guinea è un po' un sogno per un viaggiatore, sarà un'occasione per scattare foto bellissime, speriamo, ma anche per approfondire, cioè per conoscere un ambiente, un mondo completamente nuovo.